Finisco. No, non sento parlare non voi, ma Matteo Renzi, nelle numerose dichiarazioni che fa quotidianamente, che sono ogni giorno differente da quella del giorno prima, magari ogni tanto parlare dei problemi della gente o parlare di questi decreti legge, che sono decreti legge vergogna, sarebbe anche importante. E invece no, io non l'ho mai sentito parlare dello svuota carceri e della vergogna che rappresenta allora, per il sistema giudiziario. Allora, Nardella. Poi, per quanto riguarda la sua proposta di legge elettorale, io voglio dire solo questo. Sulla proposta di legge elettorale noi abbiamo detto una cosa molto chiara. Quando arriva la proposta di legge elettorale di Matteo Renzi e di Berlusconi, proposta di legge elettorale frutto di un incontro di due persone, di cui uno è Berlusconi, uno è Matteo Renzi, si incontrano nella sede politici, del PD e decidono che quella sarà la legge, elettorale del paese e che non può essere cambiata. Questo è quello che è gravissimo. Allora noi Ci sono gli emendamenti, noi chiediamo di poter anche discuterne. Sì, però, Gli emendamenti rispetto a che? Allora avrete presente, se c'è un dibattito parlamentare, la proposta di legge è arrivata alla Camera e continua a rimbalzare dalla Commissione all'Aula, e non riusciamo ad analizzarla perché ogni giorno la cambiano. Allora, è curioso che i deputati non vogliono, i 5 Stelle non vogliono venire in studio a confrontarsi e poi pretendono di fare i comizi in collegamento. È difficile. Allora, Bonafede dice: noi volevamo il Mattarellum. La legge elettorale, il referendum del 5 Stelle smentisce Bonafede, che è un deputato e che dice che le riforme si fanno in Parlamento. E i sondaggi online dicono: i 5 Stelle vogliono il proporzionale. Prima ancora, ricordo, se Bonafede smentirà, ma penso proprio di no, che Grillo voleva il porcellum, ce lo ricordiamo o no? Allora, per favore, avete preso i voti, giustamente, di tanti italiani delusi per rivoluzionare la politica, state mettendo in fila una serie di bugie, almeno sulla legge elettorale, siate sinceri. Noi abbiamo proposto fin dall'inizio, dal 2 di gennaio, al Movimento 5 Stelle, facciamo una volta tanto le regole insieme per la legge elettorale. State tranquilli, non ci vogliamo confondere, voi o non vi volete confondere con noi, ma le regole le scriviamo insieme. Ci avete detto di no, non nascondetevi dietro i sondaggi, i sondaggi che fate sul sito online o dietro il cambio di parole. Lo avete visto stamattina, plasticamente, Bonafede parla di sistema elettorale Mattarellum che volevano e nel frattempo fanno i sondaggi dove parlano di sistema proporzionale. È vero che la gente con la legge elettorale non mangia, è vero che agli italiani interessa poco, ma da questo tema della legge elettorale passa la serietà e la coerenza. Abbiate almeno una sola parola, portatela alla Camera e confrontatevi senza dire sempre e solo no. Allora c'è Tommaso Labate che voleva intervenire, prego Tommaso Labate. No, ma sulla ricostruzione fatta... Vabbè, questo con i politici, no, io però, prego. Non c'è niente da dire. No, questo è un dibattito, diciamo, però è un dato incontrovertibile che il Movimento 5 Stelle non aveva alcun tipo di interesse, né tantomeno di volontà di confrontarsi con Renzi e Berlusconi su una legge elettorale, non fosse altro perché prediligevano altri modelli e non fosse altro per il motivo per cui l'Italicum a loro evidentemente fa paura, perché dovessero rimanere, come dire, fuori al ballottaggio, ci sarebbe, come dire, una mastodontica fetta di paese rappresentata dal Movimento 5 Stelle che si troverebbe a scegliere, diciamola volgarmente, tra Renzi e Berlusconi. Detto questo, a loro interessa il colpo continuo alle istituzioni e il modo in cui ieri hanno attaccato Napolitano, sfruttando addirittura le rivelazioni del libro di Friedman, cioè praticamente difendendo Berlusconi. Questo è il tema, proprio in senso tecnico, è stata la difesa di Berlusconi, proprio quando Grillo stesso nel 2011 diceva allora, a Napolitano, diceva a Napolitano la prego cambi questo presidente. C'è una lettera di Beppe Grillo che Beppe Grillo inviò a Napolitano nel giugno del 2011, leggo testualmente, Grillo diceva: Presidente, lei ha il diritto dovere di nominare un nuovo Presidente del Consiglio al posto di quello attuale, e suggeriva una figura di profilo istituzionale non legata ai partiti,
col mandato di evitare la catastrofe economica. Cioè Grillo faceva l'identikit sostanzialmente di Prodi e ora grida al colpo di Stato. Questo mi pare ponga di Monti, la parola di Monti. Questo mi pare ponga Giannulli la parola fine sentiamo sulle se polemiche che abbiamo conosciuto lettura in queste ore.